Oggi vedremo e condivideremo insieme una grande emozione perché vedremo un filmato sul binario 21. Binario 21, lo dice la parola, è un binario di una stazione, in questo caso della stazione centrale di Milano, ma non è semplicemente un binario, è uno dei luoghi più importanti della memoria. Perché è un luogo della memoria? Perché purtroppo da questo binario sono partiti dei treni che dalla stazione centrale di Milano, dal cuore di questa grande città, portavano dritti ad Auschwitz e hanno portato dritti ad Auschwitz tanti nostri fratelli, sorelle, ebrei, non ebrei, che da Auschwitz non sono più tornati. Noi oggi ascolteremo in particolare la storia dei deportati che sono partiti da Auschwitz il 30 gennaio del 44. Erano 605, ne sono tornati 22. Per arrivare al binario 21 hanno attraversato la città di Milano perché erano rinchiusi a San Vittore e la gente chiudeva le persiane o lanciava insulti. Quindi oggi ricordiamo che se certe tragedie sono avvenute è anche perché c'è stata tanta indifferenza e quindi io spero che oggi tutti quanti impariamo ad essere meno indifferenti e più accoglienti. Ringraziamo davvero il signor Sindaco perché noi avevamo questo desiderio di raccontare la storia del binario 21 perché il binario 21 dallo scorso anno è anche un memoriale. È possibile andare, vedere, si tengono dei laboratori proprio perché la memoria non vada persa. E grazie all'amministrazione comunale è ospitata qui ad Ossona una mostra dedicata proprio al binario 21 e tutte quante voi avrete modo di vederla in questa settimana. Lascio la parola al sindaco. Buongiorno, benvenuti ragazzi. Buongiorno. Vi ringrazio di essere qui e sto qui con voi a vedere questo filmato perché credo che sia interessante. Ho scritto alcune cose, delle mie riflessioni su questa giornata perché oggi, il 27 di gennaio, si ricorda l'esercito russo che è entrato nel campo di concentramento di Auschwitz, dove c'è scritto Arbeit macht frei, lavoro di rendere liberi, e hanno scoperto questa atrocità che magari era anche conosciuta, però, come diceva la professoressa poco fa, tanta gente molto spesso per comunità, per non avere problemi con altri, insomma, si chiude in casa finché non vedere e quando si scoprono le atrocità è sempre un po' preoccupato.